Ciao a tutti, oggi voglio condividere un video con voi di come ho trovato sul web un altro metodo per fare stampi con questo materiale qua, ed è il silicone acetico che si usa anche per i bagni e per fare dei stampi morbidissimi come questo. Vedete, morbidissimo. Io ho fatto una prova, mi è piaciuto moltissimo, poi ho provato a fare questi e ho fatto lo stampo di questi due visi qua, di questi. E poi ho provato a fare una texture, questa, vedete, morbidissima, sempre per le mie creazioni. Ora andremo a fare questo stampo qua. Voglio provare perché voglio mettere una sirena in pasta di mais. Poi ho preso un po' d'acqua, metto il detersivo, poi aggiungo un po' di balsamo in modo che per me viene più morbido. Ho cercato di sciogliere bene il balsamo in questo modo. Poi gli serve anche del talco e dell'olio. Io ho messo anche un po' di profumo perché, visto e considerato che ha un odore molto forte il silicone, ho pensato di metterci anche qualche goccia di profumo per ambienti. Io per fare questo in questo modo qui, questo blocco, ho usato tipo un cutter da pasta. Il mio è stato più grande, però è per farvi capire come ho fatto questo tipo qui. Ho provato a fare anche questo, però quello che io riesco, cioè, a usare di più è questo. Come si fa? Questo vedete, si toglie anche bene la pasta da dentro. Anche in questo si toglie bene, ma quando lo vado a togliere mi si rovina la creazione. Vedete? Mentre questo no. Come ho fatto? Io ho messo la mia creazione dentro, ho sigillato sotto con lo scotch, poi ho messo la mia creazione dentro e gli ho messo poi la pasta di silicone che ho fatto e l'ho riempita tutta. E l'ho messa bene dentro in modo che prendesse tutto, anche i minimi particolari. Ora metto il silicone nell'acqua e vedrete che non appiccica le mani, a differenza dell'altro metodo. Ecco qua. Ora mescolo bene, io diciamo che ho mescolato per circa 10 minuti, poco più, poco meno, in modo che diciamo la pasta si amalgamasse bene con l'acqua saponata e il balsamo. Io mi sono data anche un po' di olio nelle mani proprio per facilitare il distacco, ma come ho detto non ne rimane proprio attaccata alle mani, e per me dà anche più morbidezza, e mescolo fino a che non raggiungo il risultato che voglio. Mi raccomando, mescolate bene perché altrimenti poi rischiate che si appiccichi alle mani.
Bene, vedete, non mi è rimasto nulla attaccato. Ora che abbiamo mescolato tanto, io lo voglio colorare un pochettino. Potete lasciarlo anche bianco, però io ho usato questi colori per vetro e questo è un arancione. Io gliene metto qualche goccia e per non caricarlo troppo. Verrà un arancione molto, molto chiaro, diciamo, con un bastoncino prendo qualche goccia, come ho detto, per non caricare troppo, per non farlo troppo vivo, e poi mescolo bene, mescolo bene fino a che il colore non diventa tutto uniforme. Verrà un colore tipo questo. Bene, ora che ho mescolato, metto da parte, andrò a prendere la base perché io preferisco sempre avere una base sotto, a meno che non sia una texture, che in questo caso no. Però, come nell'altro caso, vedete, io ho preso questo coperchio, gli ho messo un po' di olio in modo che quando il mio stampo è asciutto riesco a toglierlo bene. Mescolo un altro po' prima di andarlo a mettere nella base. Dovremo mettere un po' di talco in modo che non sia tanto appiccicoso e riesco a stendere bene. Io per fare questo mi prendo un cartoncino con una busta di quelle per i fogli, in modo che non si attacchi tanto, gli do un po' di talco, vedete? Gli do un po' di talco e cerco di arrotolare bene il mio silicone nel talco in modo da non sentirlo più tanto appiccicoso nelle mani. In questo modo. Bene, fatto questo, faccio una pallina, prendo la mia base e cerco di stenderla, anche perché facendo una base viene tutto uniforme. Poi prendo il mio pezzo che voglio replicare, gli do un po' di olio, anche questo serve per farlo staccare poi bene quando è asciutto, e lo imprimo nella pasta. Mi raccomando, non andate tanto fondo perché se si è toccato il fondo poi dopo vi rimarrà un buco sotto nello stampo. Bene, il tutorial è finito, in pratica questo è quanto. Lo cerco di sistemarlo bene, vedete? Come ho detto, questo è un video che ho trovato nel web. Io di mio ci ho messo l'olio e il balsamo. E io da quando faccio questo tipo di stampo mi trovo benissimo, meglio che l'altro rimaneva molto duro e questo invece sono morbidissimi. E non avendo soldi da prendermi il silicone, la gomma siliconica, ho trovato questa alternativa. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, mettete il pollice in su, se vi iscrivete al mio canale e attivate la campanellina, avrete le notifiche dei nuovi video che manderò. Per ora è tutto e ciao al prossimo video.